infatti oggi volevo fare un video su Fallout 4 e nello specifico avevo una quest che mi sarebbe piaciuto registrare, che è, vediamo se la trovo, eccola qui, Special Delivery. Special Delivery, abbiamo già parlato con Jack Cabot a Diamond City. Hello, man. E direi di andare a fare la quest. Allora, la quest ci dice: parla Jack Cabot. Andiamo a andare, dobbiamo andare alla Cabot House e ci arriviamo dalla Old North Church. Ah, nello specifico sto usando il gioco moddato pesantemente. Ad esempio la possibilità, sono a livello 128, la possibilità di cominciare la partita a livello 100 o un livello che preferiamo noi, con una mod che si chiama Alternate New Start. Allora, siamo alla Old North Church. Questa qui è la sede dei Railway, dei Railroad, scusate. Devo andare alla casa Cabot. No, un gatto. No, un micio. Orancio. Questa lì. Questa cos'è? Box engine. Ok. Oh, qui dentro c'è una cosa super interessante. Ma ve la mostrerò più avanti, magari. Molto sospetto questo posto. Ha un livello di sospetto over 9000. Approach and identify yourself. Law abiding citizens will not be harmed. Interessante questa cosa, voglio vedere questo posto. Non l'avevo mai visto. Main Pastries, sono un negozio di dolci. Mean Pastries. Quindi sono dolci, dolci cattivi. What is this place? Vediamo. Un po' di gente morta. Intanto mi ha spawnato in mezzo alla stanza per qualche motivo. Drum roll, please. Puoi mettere di allarma, ridi. Allora abbiamo, beh, chiaramente degli stampi da dolci. C'è un gatto intanto. Oh, la cassaforte. Cassaforte, vediamo un po' di munizioni. Una Fabrique Nationale 57N, che vabbè. Dov'è il gatto? Dove sta il gatto? Oh, gatto! Ciao, micio! Allora. Nothing but scrap in here. Oh, questa cosa qui, non so se l'avete mai notata su Fallout 4. Mi sembra che ci sia anche nel 3 questa cosa qui, però non funzionante. C'è una piccolissima probabilità, e questo dipende dalla vostra fortuna del personaggio, di prendere quella torta conservata. Che appunto è l'unica di tutto il distributore. Comunque, procediamo. North End. Tu sei molto creepy. Ok, andiamo avanti. Per
procediamo. E mi è venuto in mente di questa pezza proprio perché questa mattina avevo visto un video su 10 dettagli di Fallout 4 che era possibile non abbiate notato giocandolo. E uno di questi è proprio, riguardava proprio la missione di Casa Cabot, che mi ricordo di aver già fatto ancora tempo fa per conto mio, ed è arrivata ad essere una delle più belle missioni che abbia mai giocato. Lì cos'è? Good Neighbor? No? Cos'è? Perdoni. A giudicare dalle persone appese. Comunque, siamo quasi a Casa Cabot. Not a passive private property. Casa Cabot. Oh. Oh wow. Che fighi Sentrybot. Quindi siamo in proprietà privata, vediamo. Cosa sta succedendo? Andiamo a indagare prima. Ok, ok, boh, finito, finito. Andiamo a indagare, cosa succede? Jack Cabot. I'm here to talk to Jack Cabot. Oh, it's you. Good. Come on in. Perfetto. Adesso non mi ricordo il nome del personaggio che ci ha dato la quest. Let's go. Ma eccolo qui. Aspetta, tu come ti chiami? Non me lo dice, va bene. Let's get on with it. Interessante. Jack, the new gal is here. One moment. I just have to. Ora, come potete vedere, questa casa non sembra per niente devastata dalle bombe atomiche. Hello. Welcome to Cabot House. I'm Jack Cabot. Aspettiamo che scenda, altrimenti qui non mi segue il dialogo. Anzi, andiamo qui. Pleased to meet you, Jack. And I am very pleased to meet you. Edward finds it tiresome, but I always like to know personally everyone who works for me. Please have a seat. How about a drink, Edward? The good bourbon, eh? Please have a seat. Whoever lives here must have made a deal with the devil. Allora, sentiamo. Before we get down to business, I have a question I like to ask all my new employees. Is this really the time for? Don't interrupt, Edward. The question is this: do you believe there is other intelligent life in the universe? Ci chiede se ci sono altre forme di intelligenza nell'universo. Beh. The universe is a big place. Può essere, sì. Anything could be out there. Wonderful. Most people's minds are too narrow to admit the possibilities of an infinite universe. But I'm not talking about flying saucers and little green men. I'm talking about the hidden history of our planet. The very origins of human civilization. Ancient powers that modern science, even at its pinnacle, could barely begin to comprehend. Interessante. Quindi. Interesting. That's really interesting. Look, I know I talk a lot of crap, but this alien stuff kind of freaks me out. I'm glad to hear you say that. It's become my life's work. My approach is to combine a rigorous scientific method while keeping an absolutely open mind. So much has been closed off to us simply because people assumed they already knew the answers. My father excavated a city in the Rub al-Khali in Arabia, which he dated to more than 4,000 years before the rise of any known human civilization. The structures and artifacts were strange, disturbing even. Clearly not constructed for or by humans. I've spent my life trying to decipher what he uncovered. Jack, can I tell her what I need her to do?
I'm sorry, Edward. I just get carried away sometimes. You're sending her to look for the missing shipment. Yeah. Well then, I'd better leave you to it. We'll talk more about this some other time, when things are less rushed. It isn't important now. Welcome to the family. Okay. Ottimo, allora. You're officially hired. Congratulations. I'm ready to get to work. Good. That's part of the job, by the way. It's best to keep an open mind. Jack may be eccentric, but he's definitely not crazy. The job I got for you is simple. Jack owns a facility north of the city. There's an important package that went missing. Che bello, il diario con il mio compagno in mezzo. I need you to track it down and bring it back to me. Any questions? Okay. Only about a million. You should start at Parsons State Insane Asylum. Don't let the name spook you. It's just a secure building that we're using. We think the courier got ambushed as he was leaving the place. The guards heard gunfire in the distance, but we don't know exactly what happened. Check in with Maria at Parsons. She's in charge of the security force there. She can point you in the right direction. You all set then? Okay, yeah. Set. Andiamo. I'll see you soon with the package. Good luck. Don't get killed on your first job. Beh, allora, Jack ci ha spiegato che suo padre ha ritrovato un artefatto probabilmente alieno in Arabia, e Edward ci ha spiegato che stanno usando la struttura del State Asylum, mi sembra. Eccolo qui, Parsons State Insane Asylum, come una come un edificio sicuro. Quindi la nostra missione si è aggiornata e dobbiamo andare a parlare con il capitano delle guardie, Maria, che cos'è successo qui fuori? Mr. Henry? Wow, cosa è successo? Tu non hai fatto niente. Boh, vabbè, andiamo. Dobbiamo andare a parlare con Maria. E ci andiamo da lo slog. Bene, 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 siamo allo slog, che in questo momento dovrebbe essere una bella cittadina anche, perché stiamo usando la mod Sim Settlers e tutta questa cosa qui è creata automaticamente dal gioco. Qui ci sono i campi coltivati, le varie strutture commerciali. Cosa succede adesso? Oh, perfetto. Allora, stavo dicendo, è tutto creato in automatico dal gioco, ci sono dei preset che si possono scaricare, sono condivisi sul Nexus, che permettono di appunto avere degli insediamenti che si aggiornano in automatico. Vedete anche qui, sono queste cose qui sono create dai settler in automatico. Che scontro, senza esclusione di colpi. Andiamo, se no qui ci troviamo a combattere tutto il Commonwealth. Quello è il passo Asylum. E lì c'è un Deathclaw. Lì c'è un Deathclaw, assolutamente. Anzi, adesso ve lo faccio anche vedere. Lì c'è sempre un Deathclaw. Che lo vogliate o no. Lo uccidete e lui torna dopo un po'. Ma c'è. Non c'è, aspetta. No, non c'è. Suspicious. E niente, mi sono screditato così facilmente. Parson. Porca troia, che paura. Scusate. Signora,
preso una paura. Non me l'aspettavo. Ah, per specificare una cosa, sto giocando in... vediamo che difficoltà sto giocando. In Very Hard, che non è survival, quindi non devo mangiare e bere, però i nemici sono dei bullet sponge da paura il più delle volte. Allora, siamo arrivati al Boston State Insane Asylum e andiamo a cercare Maria. Eccola qui, Maria. Place is off limits. You best move along. Un secondo. Setting audio. Storm Rain. Questi qui sono i suoni di alcune mod, nello specifico la True Storm e la Reverb Ambience. E dopo sentiremo al chiuso. Allora, mi ha Edward inviato Deben sent Edward. me. I'm looking for a missing package. Oh, you're the new girl. So this package. Pretty sure we know where it is. The guys that shot Ben are holed up in the Parsons Creamery, just north of here. Thanks for your help. I guess we know our next stop. Sure thing. Hey, be careful. It's weird that they're still hanging around so close. It's like they're scouting the place or something. Bene, devo andare a preparare questo pacchetto alla Creamery che è qui dietro. Just don't bring any trouble down on us. No, no, tranquillo. Allora, andiamo. Quindi hanno rubato questo pacco da un corriere che doveva arrivare all'asylum, questi predoni, e ci hanno incaricato di andarlo a recuperare. E Maria sostiene che sia strano che i predoni continuino a essere così vicini alla zona, perché di solito sono più da toccata e fuga. Questo è il corriere. Chiaramente è stato ucciso con delle texture terribili, ma ok. Qualcosa per... Sì, questa. What? Non ho fatto niente. Ma cosa? You're going down, bitch. Oh, molto meglio. Non abbiamo... Oh mio Dio. E questo, poracce. Allora, abbiamo il pacchetto che è un siero misterioso. Vediamo se c'è qualcos'altro da prendere in questo posto. Uno stealth boy, buono. Uno stealth boy. Non li ho mai usati tanto su Fallout 4 di stealth boy, perché forse perché non sono mai arrivato a fare un personaggio che sfruttasse così tanto lo stealth. Mi ricordo che su Fallout 3 li sfruttavi molto di più, veniva sfruttati molto di più. E cosa c'è? Una cassa. That's it. Vabbè, c'è una Radix, ne ho finché voglio. Allora, a questo punto dobbiamo tornare da... Jack Cabot, quindi si torna a casa Cabot. Ottimo, siamo di nuovo a casa Cabot. Il mister Andy è ancora più buggato di prima.
Jean is missing, and I want her found. She's not missing, Mother. Do you know where she is? No, but that doesn't Your mean... sister is missing, and I want her found. C'è una discussione. So did you find out what happened to the courier? Mother, Edward has better things to do than sending someone out to find Imogene. Some raiders set up camp near Parsons and ambushed him. I took care of them. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum he was carrying? Did you get any of it back? There was only this one vial left. Oh, good. I was afraid we wouldn't get any of it back. Here's your pay for the job. I'm throwing in a little bonus for bringing back the serum. That was good work. Now, as far as what's next. Oh, hell. I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. Quindi Edward ci ha pagato, Edward Deegan ci ha pagato per aver recuperato il siero e per averlo riportato. Jack, I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogene. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? You shouldn't indulge her, Edward. It just makes her more impossible to deal with next time. Just doing my job. Speaking of which, here's all we got back of the last delivery from Parsons. Raiders got the rest of it, I'm sorry to say. Ah, good. Finally. This will help set the mother down. Science junk. Imogene is Jack's sister. Something isn't right here. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Then I send somebody to bring her home. Quindi, dobbiamo andare a recuperare la sorella di Jack Cabot. I'll bring her back. The trouble usually isn't finding her. It's persuading her to come home. I don't know where she's gone, but I can give you a place to start. She's been spending a lot of time in Good Neighbor. That's a jazz club there, the third rail. Somebody there must know something. She's not known for keeping her mouth shut. Bene, quindi dobbiamo andare al third rail in Good Neighbor. A Good Neighbor. I'll ask around there. Pa, pa, pa. Andiamo. I toss out the troublemakers. Keep that in mind. Allora, andiamo. Dobbiamo. Whoever this brotherhood is stealing, I'm not buying that. We come in peace. Della sorella di Jack Cabot. Vault suit, huh? Hell yeah. Ever been to kill or be killed? Fine looking weapon. Ciao, Magnolia. Oi. Non l'ho mai sentita questa canzone. Beh, ascoltiamo questa canzone. Chiedo di Imogene Cabot. Do you know Imogene Cabot? Name rings a bell. Kind of balmy. Haven't seen her in a while, though. Prime Magnolia. She likes to make friends with people. She might know more about this missing bird. Magnolia! Gal, what's a word? Bene, lui non dice una parola. Si chiama Magnolia. It's my lucky day. What do you need? Chiediamo di Imogene Cabot. Imogene Cabot? Imogene? Sure. I know her. I haven't seen her in a while, though. Are you a friend of hers? She's missing, and her family's worried about her. I'm glad somebody's looking out for her. She seemed like a body that could use looking after. Quindi, I just need to know where she is. There was this preacher fella who used to come in here all the time.
one of the slick ones, always going on about remaking your life and so on. Most of the customers wouldn't give him the time of day, but Emma Jane, she latched on to him for some reason. I don't suppose it hurt that he was easy on the eyes. Intense. Some women find that irresistible. Pam, would you come over here a minute? Questo bar è silenzioso come poche cose. Is there a problem, Miss Magnolia? No, this lady here was just looking for Emma Jane. Do you happen to know where that preacher fella came from? Brother Thomas? Yes, that's right. The one Emma Jane was always hanging on. Had to throw him out. Wouldn't stop bothering customers with that salvation racket. Kept going on and on about joining him at the back bay. Then he'd shove those stupid flyers in your face. Here, I kept one of them, just in case he didn't pay his bar tab. Well, thanks, honey. Okay. You were a big help. Anything for you, miss. I hope Emma Jean's all right. I didn't much like the idea of her going off with that preacher fellow. Bene, quindi abbiamo capito dove si trovi Emma Jane Cabot. Friendly advice. E quindi andiamo a prenderla. E se non mi ricordo male, ho capito dove siamo. Allora, andiamo alla... Dai, torniamo alla Cabot House e risaliamo il fiume. Perfetto, risaliamo il fiume e andiamo a riprenderci Emogene. Ho appena mangiato qualcosa, qualche pillola, ma non so cosa. Allora, se mi ricordo bene, dobbiamo andare nel santuario dei pilastri della comunità. Ah, paura a trovare la strada, eh? E poi è ancora vivo. Ok, io aspetto. Fate tutto voi. Mi sembra un po' eccessivo, però ok. We're splitting all that, right? Ok, ciao. Scusa. Heads up. Incoming. Vabbè, oh, che cos'era questa cosa? Oh, guardate, c'è un ghoul bombardamento orbitale in corso. Oh, buongiorno. Addirittura. Prima o poi uccideranno anche me con quelle granate. Oh, perfetto. Bella. Però. Cavoli, voglio anch'io andare in cima. No, dai, andiamo avanti con la missione. Abbiamo detto pilastri della comunità. Sure, why not? Brother Thomas is the...
Quindi siamo dai pilastri della comunità. Andiamo da padre Thomas. Hi. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around here. Tell me something. Mm-hmm. Vediamo, abbiamo bisogno di chiedergli Imogen Cabot. For Imogen Cabot. Oh, I'm sorry, but Imogen is indisposed right now. She's not seeing visitors. Per quale motivo? Non me ne vado finché non la vedo. You can't see her. She can't come out of her room right now. Not that it's any of your business, but she and I are just having a little relationship trouble. Eccolo. Il sacrestano. She's not seeing anybody until she con secondi fini. Threatened friend of family. Beh, direi che amico di famiglia, no dai. I'm going to see her, one way or another. Your choice. Maybe they'd rather spend the last few seconds of their lives with a gaping hole in their chest. Wow. You went right to throwing your weight around. I thought we were friends. If you want to see her so bad, don't let me stand in your way. Here, I'll unlock the door for you. Questo qui, se non mi ricordo. Allora, adesso noi abbiamo preso la via della... chiamiamola via della violenza per convincere padre Thomas a farsi vedere Imogen. Se noi fossimo arrivati qui senza la missione, lui avrebbe provato a farci entrare nella sua setta e ci avrebbe chiesto di spogliarci di tutti i nostri averi. Che nel mio caso vuol dire tutte le armi, tutte le munizioni, tutti gli aiuti e tutti i tappi anche. 8000 tappi, così. You must be Imogen. Don't tell me. Jack sent you. You're Jack's sister? I was expecting someone a bit younger. You really know how to flatter a lady, don't you? Just to be clear, I'm Jack's younger sister, the baby of the family. Once I get home and get some of Jack's serum, I'll be back to my usual stunning self. Oh, quindi lei è la sorella di Jack Cabot e ci aspettavamo effettivamente di trovare qualcuno di più giovane. E abbiamo appena scoperto che il siero che avevamo prima permette di fermare l'invecchiamento e anzi riportarla a una certa età. Jack has a serum that reverses aging? It's more like it halts aging. I started taking it when I was 32, so normally that's what I look like. You'll see once I get my treatment. I was well known as one of the bells of Boston society, back when there was any. Actually, there's only one vial of the serum left. Raider's got the rest. I'd better get home before Mother convinces Jack that she needs all of it. That he could still be such a mama's boy at his age is ridiculous. I'm so disappointed in Thomas. He seemed so interesting at first. But after we came here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Esatto. Andiamo. Let's get out of here. Oh, I'm not going with you. You can tell Mother I'll be along home before too long. I just need a drink first. Perfetto, abbiamo trovato Imogen Cabot. This place looks untouched. Però, ora, dove sei, padre Thomas? Hey there. We don't have anything to talk about. Oh, sì che ne abbiamo, Thomas. Eradicate questo punto. Ottimo.
non c'è spazio per le religioni nel Commonwealth. Oh, Emoji, ciao. Quindi, dobbiamo tornare alla Cabot House e avvertire Jack che abbiamo trovato sua sorella. E abbiamo scoperto che c'è questo siero che ferma l'invecchiamento, ce n'è soltanto uno, ed evidentemente sia Jack che Emogene che la madre ne fanno uso, quindi una fiala per tutte, per tutti e tre. Siamo di nuovo a casa Cabot, entriamo a casa Cabot. E andiamo a parlare con Jack. Hear me now, Edward. Se mai ci sia qualche problema. This is maddening. Edward, switch over to the Hartley modulator. Do you copy? Deal with the devil. Gee now. How's this? Oh, that's done it. Edward, what's going on there? We're under attack. They're inside the building. Inside? Can you keep them out of the basement? I'm trying, Jack. I've never seen raiders. For God's sake, Sammy, the doorway, right there. Sorry, things are a little busy around here right now. Listen, if they're inside the building, you have to go to the office and shut down the elevator. You can't risk them getting to Lorenzo. Got it. Office. Elevator. You better round up whoever you can and get them. Hello? Edward? Come in. Edward! There's no signal at all. I've lost him. What's happening, Jack? If these people are inside Parsons, if they free him... Don't worry, I'll handle it. I always knew it would end this way. I never should have allowed you to lock up Lorenzo in that place. That isn't helping, Mother. And as I recall, using the serum was your idea, not mine. So what are you going to do? I said I'll handle it. I'm thinking. Who are you again? What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. They're under attack by raiders. It's strange. The guards have held off raiders before without any trouble. I don't know what's gone wrong this time. Bene, quindi c'è un problema al passo in Asylum e abbiamo trovato Emogene. She's fine. Oh, yes, good. Thank God. At least one small comfort on this terrible day. You'll be wanting to be paid, of course. Caps is what you use for currency, isn't that right? Here. I hope that's the right amount. Now, we really need to focus bene on the current emergency. How can you be so callous about your sister's safety? I wonder if these could be the same raiders that stole that last shipment. If some of them had used the undiluted serum, it could explain their unusual success against Edward's men. Bene, quindi allora, I assume you'll explain what non abbiamo tempo, andiamo a salvare yes, of course, I'll explain on the il passo. Before we go, I need you to understand something. When we get to Parsons, you need to do exactly what I tell you. Nothing more, nothing less. Is that clear? Sì, perfetto. Andiamo. Good. Make sure you have... Jack, be careful. And try not to hurt him. I love Father at least as much as you do. But you know as well as I do that if he gets free, there will only be one option. Don't let it come to that, please. I'll do my best, Mother. And if Imogene finally comes home, for God's sake, don't let her hey, leave again what's until up? I. Allora, Dom, credi il fucile a plasma perché in questo momento c'ha una minigun che forse è un po' troppo overpower. La potrei usare io. La uso io. Micro fusion, plasma, fast, basta una. I get back. Ottimo. Now I really do have to go. Oh, what do you want? Bene, andiamo al passo in Asylum.
Ready? Armalo. Let's go. You should know we're going to be deep. Quindi andiamo al Parson e risolviamo la situazione. Successo un bel casino per l'entrata, sicuramente i mercenari si sono difesi bene. Però mamma mia che massacro. Questa cosa. Oh. Dov'è Maria? Only opens with a key. Quindi dobbiamo aprirlo con una chiave. Ah, ok, perfetto. C'è Jack Cabot. Not good enough, sadly. No, Maria. We need to get to my office. From there we can see how bad things really are. Poraccia. Mi stava simpatica. Okay, stick close, follow my orders and I'm sure everything will be fine. Let's go. Fireplace. Jack's the real deal. I didn't see that coming. Mamma mia. This thing was blown to bits. Gunner, i Gunner. Ah beh, sì, ok, i Gunner sono dei mercenari. Oh, hell no! Hey! Danza! Poraccio. Sembrano molto agguerriti comunque questi predoni. Nice. Però ad ogni modo contro una minigun c'è poco da fare. Addirittura. Allora, mi sembra di capire che l'ascensore è fuori uso perché Edward dovrebbe essere riuscito a bloccarlo. Questo cos'è? Ok. Madonna, è stato un massacro questa battaglia. Oh, Edward. Stai. Oh, intanto allora qui abbiamo la bambolina carisma per prima cosa. Don't have the password. Qui mi serve la chiave. Ok, parliamo con Edward. You okay? Don't worry about me. I'll be all right. Oh, it's you. Sorry, Doc. I don't think this one's gonna make it. Dai, Jack. Edward, how badly are you hurt? I'm not dead yet, but I don't think I can get up. You kept them from using the elevator? Yeah. I sent the elevator down to the basement like you wanted and shut it down. Good. Shot quite a few of them before they decided to leave me alone in here.
Haven't seen anybody for quite a while. I think. It's hard to keep track of time. Are you sure you can't get up? I could really use your help. Yeah, Jack. I'm pretty damn sure. Well, then don't worry about it. Me and your friend here will have to take care of things ourselves. They've definitely reached the base. Take whatever you want. Quindi. I don't understand how they knew how to get past it. Allora, Edward è riuscito a bloccare l'ascensore. It looks like the Abremelin field is still functioning. Although several of the security doors in the basement have already been breached. We better hurry if we want to stop them. They seem determined to reach Lorenzo for some reason. Got it. Let's go. Just follow my instructions and everything will be fine. Be careful, Jack. I just need to rest here a minute. You too. Andiamo, Jack. Dobbiamo farci strada attraverso la parte abbandonata dell'edificio fino al seminterrato. Berserk Rider. Oh, glorioso. Qui c'è un altro. No, Jack, c'è una mina lì. Ma vabbè. Ok. Cioè, l'hai sentita, vero Jack? Macete. Sto per dire a mascetti. Super le impalcature. We never used this wing. Nobody's been in here for decades. There's no telling what we'll run into. Bene, andiamo. Non mi spaventano le sfide. Mess. Let's hope we can find a way through. Mamma mia, quanti tempi. Sì, nemici. Quindi, siamo entrati nella zona abbandonata dell'edificio. E il nostro obiettivo è sempre aiutare Jack a raggiungere il seminterrato. Oh! Questo è molto inquietante, mi si sono rizzati i peli delle gambe. Ah, oh, tremendo. Ok, dai, andiamo. Jack? Sono anche equipaggiati bene questi pedoni, perché hanno tutti un Kalashnikov praticamente e il Steampack, cosa che non succede quasi mai con i pedoni. Una cosa che non avevo mai sfruttato su Fallout 4 è stata il fatto che mettendosi dietro uno spigolo, ad esempio questo, e mirando, si sposta e si sporga dallo spigolo stesso. Che è una bella cosa, perché rende i combattimenti più fluidi. Bene, scendiamo in questo... Oh, non ho mai visto un NPC saltare. Questa è la mia proprietà, quindi dovete morire tutti. Cos'ha questo? Addirittura. Ah,
giustamente. Allora, abbiamo troppo peso, mettiamo via un po' di roba, tipo questa cosa qui, questo ru. Vediamogli anche questo, là, tanto, ok. Vediamo se qualcosa di interessante qui dentro. Queste sono tutte le celle dove venivano rinchiusi, purtroppo, i malati di mente. Oh, wow, addirittura. So, like a jail? If you were crazy enough, they sent you here instead? Eh sì, purtroppo era così. E in alcune parti del mondo è ancora così. Qui cosa c'è? Nice. Cos'è questa cosa? Skull and Crossbow. Ah sì, ok, è una decal che si può mettere su sulle armature. Mi sembra che qui ci sia anche una cella con dentro qualcuno, da quel che mi ricordo. Allora, questa qui non si apre, lì dentro ci sono dei medicinali. Non è neanche il mio primo combattimento predone. Oh, 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 wow, questo è inquietante. Ottimo, vediamo qui cosa c'è. Mentors Fout Jet, un Syringer che non è male. Sì, dai, lo prendiamo e andiamo al piano di sotto. Good. The old utility elevator is still working. Quindi abbiamo trovato l'ascensore, di servizio per scendere nel seminterrato. Yes. Che è questo qui. Chiamiamo. Vediamo cosa dice questo sistema. Ah vabbè, niente di che, ci chiude la porta in faccia. Ottimo, prendiamo l'ascensore e scendiamo al nel seminterrato e vediamo cosa sta succedendo lì sotto. Siamo nel seminterrato. Kill everyone you see. Don't hesitate. We can't let them release Lorenzo. Don't have the key. Oh. Siamo nel... Oh. La musica così... Così, come si può dire? Non mi viene la parola. Allora, siamo dentro il laboratorio di Jack Abbott. Hello, Jack. It's been a long time since I've had the pleasure of a personal visit. I have no idea what any of it does. My powers have grown, Jack. The artifact still has so much to teach me. Once I am free, I will be happy to teach you too. You know I can't let you out until I can remove the artifact. Let me see. Lucifer's balls. They've
locked down all the security doors. I'll have to open them one by one from here while you work your way down the hallway. Quickly now. That's right. We need to shut down the containment to open the door. They're almost here. Get okay. That door open. I'm opening the main door. What the hell was that? Hurry! The prevalent weapon is down. Eliminiamo questi predoni e mettiamo un attimo di tranquillità in questo seminterrato. Allora, abbiamo fermato i predoni, abbiamo anche recuperato il siero, ottimo. Take some time for him to regain his powers. We still have a chance to stop him. Don't listen. Bingo. He's the crazy one. You know this. Look at what he's done to me. I built a failsafe and a containment grid. Switched the four Abremelin generators to manual override, and I can flood his cell with a lethal dose of Zeta radiation. Do the right thing. Open this door and let me out. No, 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 Lorenzo, mi sembri troppo pericoloso. Mi spiace, ma ho deciso di aiutare Jack Cabot. Quindi Lorenzo Cabot, che era ormai il padre di Jack, è stato ucciso perché stava per scappare dalla sua cella. Qui abbiamo un giornale di medicina del Massachusetts. Non mi viene. Lorenzo Sweet. Vabbè, la prendiamo, lo lasciamo in mutande, poraccio. Andiamo a parlare con Jack. We didn't have any other choice, did we? Non l'avevamo, Jack, non l'avevamo. It was the only option left. I hope you're right. I think this time I really was close to finding a way to cure him. His crimes back when he was free. It was only because of my family's influence that he ended up here, rather than on death row. The world now, it's a world made for monsters. Nothing could have stopped him. No, I've answered my own question. We truly have no choice. Chiaramente a noi ci dispiace per Lorenzo. Thank you. Per Lorenzo. I appreciate that. Before you go, I couldn't have done this without your help. I think this is fair compensation. I won't be needing your services after this. Oh, 500 cattappi. Grazie, lo ringraziamo. Thanks. One more thing. I've done so much research on the artifact. I may be able to do something with it. Come back and see me at Cabot House in a week or so. All my research may not have been completely in vain. Bene. Quindi dobbiamo tornare a Jack Cabot fra circa una settimana. Abbiamo concluso la missione. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se vi può interessare qualche altro video di Fallout 4, scrivetemelo nei commenti. E ci possiamo rivedere alla prossima puntata o al prossimo video. Ciao ciao!